Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley. Questa è una rubrica video digitalizzata diffusa attraverso il World Wide Web, i cui due argomenti principali sono grandi storie, finzione o realtà, a voi la scelta, e una bevanda fermentata, moderatamente alcolica, inventata in Medio Oriente più di 4000 anni fa. Io sono Roberto. E come mia consuetudine, prima di iniziare questo nuovo viaggio insieme, vi invito a iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. In questo episodio assisteremo ad una performance di arte moderna, che risponde al titolo di Asteroid City, creata e messa in scena da Wes Anderson. I personaggi non sono reali, la storia è completamente inventata, e gli eventi che racconta sono tutte menzogne. Questa storia inizia ovviamente con un artista, Wesley Wes Anderson, detto Wes, nato a Houston, Texas, nel 1969. Figlio di un pubblicitario e di un'archeologa, sebbene la sua più grande ambizione fosse quella di diventare uno scrittore, sin da bambino si è dilettato nella realizzazione di film muti in Super 8. Già con il suo secondo film, Rushmore, del 1998, raggiunge un buon successo di pubblico e critica. Ma è con i Tannenbaum del 2001 che si consacra come una delle voci più personali e innovative di tutta Hollywood. Negli ultimi 20 anni abbiamo assistito alla metamorfosi dell'artista nella sua stessa arte. Ormai non è più Wes Anderson che realizza i suoi film, ma sono i suoi film che ne sublimano l'esistenza in questa realtà. Cosa vuol dire tutto questo? Scopriamolo insieme. Camera and motherfucking sound! Asteroid City di Wes Anderson, che dire, è un grandissimo film. E ve lo dice uno che non è assolutamente un fan di Wes Anderson. A parte Grand Budapest Hotel, che ritengo il suo film più riuscito, nel senso di perfetta amalgama tra la sua ossessiva messa in scena iperstilizzata e un impianto narrativo che funziona indipendentemente dalle sue stesse ossessioni, tutti gli altri film di Wes Anderson li ho visti perché mi incuriosisce sempre che cosa riesce a fare questo regista nella sua messa in scena così assurda, ma non mi hanno mai particolarmente scaldato. Asteroid City invece mi ha fatto letteralmente volare. Sinceramente, la prima volta in vita mia che rimango proprio ipnotizzato davanti a un film, ed è quel tipo di ipnosi che ti spinge a fare una seconda visione, poi una terza visione. Perché, per come l'ho percepito io in maniera estremamente personale, per carità, Asteroid City non è solo un film, ma è una galleria d'arte moderna. Un'arte iperrealista, surreale ed estremamente contemporanea allo stesso tempo. E con le opere d'arte, soprattutto con i quadri, che cosa si fa? Li si guarda e li si riguarda per cercare ogni volta un particolare diverso o una suggestione in più. Wes Anderson in questo film è riuscito davvero a creare una dinamica artista-fruitore molto simile a quelle che riescono a creare i pittori. Ogni singola inquadratura di questo film è un quadro. Folle, colorato, dettagliato, stilizzato. Non c'è niente, assolutamente niente lasciato al caso. E anche gli attori mettono in scena i loro personaggi sempre con la stessa espressione facciale, proprio come in un quadro, nel senso i protagonisti di un quadro non possono cambiare espressione. Stessa cosa fanno gli attori di questo film. Ma non fraintendete, Asteroid City non è un film freddo o privo di umanità, tutt'altro. È un'umanità iperriflessiva, come in tutti i film di Wes Anderson, ma sono riflessioni su temi universali a cui nessun essere umano si può sottrarre. Nella folle e complessa messa in scena che è la vita, stiamo recitando bene le nostre parti? Perché facciamo quello che facciamo? Perché accadono gli eventi che influenzano le nostre vite? Tutti i film di Wes Anderson sono dei complicati carry-on. La telecamera si muove su linee orizzontali mentre la scena è già in corso. E questa tecnica di ripresa richiede agli attori un senso della tempistica e della posizione davvero notevole. E mentre in altri film, come in Oppenheimer, di cui ho già parlato, per esempio, questa sensazione di esercitazione militare, in cui gli attori hanno sempre la posizione giusta, la battuta giusta al momento giusto,
crea una messa in scena troppo finta, troppo rigida. In Asteroid City, questo stile, che è lo stile che Wes Anderson usa sempre nei suoi film, raggiunge il suo apice di fluidità. È ovviamente una messa in scena anche questa, ma il regista sin dall'inizio mette in chiaro le cose. Tutto quello che stiamo per vedere è finto, è completamente inventato. Niente di quello che stiamo per vivere in Asteroid City è vero. Non c'è verità, non c'è realtà. Perché lo dice così esplicitamente? Per metterci a nostro agio. È un modo per dire a noi pubblico: rilassatevi, questa è solo finzione. Io vi racconto una storia, voi non pensate a niente. È una storia innocua che non vi turberà in nessun modo. E invece questo disclaimer iniziale ha proprio l'effetto contrario. Proprio perché sei rilassato e stai ammirando questi meravigliosi quadri viventi, la tua parte cosciente ha le difese basse, mentre la tua parte inconscia e subconscia si lascia completamente trasportare in questo carry-on. Ed è proprio nell'inconscio e nel subconscio che Asteroid City semina i suoi temi. Temi che, per esempio, riguardano un'umanità persa in un deserto semivuoto, nonostante possa materialmente avere a disposizione tutto quello di cui ha bisogno. Un'umanità in cerca di uno scopo, incapace di gestire emozioni troppo forti come l'amore o un lutto. La frase che viene ripetuta alla fine, "You can't wake up if you don't fall asleep", vuol dire esattamente questo: non puoi svegliarti se prima non ti addormenti. Cioè non puoi vivere l'esperienza della vita con la tua parte conscia finché non fai un viaggio nel tuo subconscio. E anche la struttura narrativa di Asteroid City assomiglia a un sogno. Il film inizia in bianco e nero in uno studio televisivo dove un presentatore interpretato da Bryan Cranston ci avvisa che tutto quello che stiamo per vedere è pura finzione. Cranston è il presentatore di un programma televisivo che parla di arte, nello specifico di teatro, e in quel particolare episodio ci racconteranno il dietro le quinte di una pièce teatrale intitolata appunto Asteroid City. Vediamo l'autore della pièce, Conrad Earp, interpretato da Edward Norton, seduto alla sua scrivania ancora impiegato ad ultimarla con la sua macchina da scrivere. Poi vediamo il provino di uno dei protagonisti, Augie Steinbeck, nella pièce teatrale interpretato da John Saul, nella chiamiamola realtà interpretato da un bravissimo Jason Schwartzman. E iniziamo a capire che queste scene in bianco e nero, questo programma televisivo che ci racconta il dietro le quinte di una pièce teatrale da cui poi è stato tratto il film di Wes Anderson, è un pretesto che il regista usa per darci più chiavi di lettura dei suoi personaggi. Perché questi momenti di prove o di pura creazione della pièce teatrale diventano momenti di vita vera in cui l'attore che interpreta un personaggio o l'autore della pièce o il regista della pièce teatrale inconsciamente mettono nella loro arte delle esperienze di vita vissuta. Esperienze di solitudine, di un amore finito male o di un'ambizione che però pesa come un macigno perché si ha paura di non riuscire a realizzare. Queste scene diventano come delle brevi biografie dei personaggi di quello che poi è il film di Wes Anderson, che in montaggio viene intervallato proprio con queste scene in bianco e nero nello studio televisivo. Nel film Asteroid City, ambientato nel 1955, vediamo una serie di personaggi che arrivano in questa cittadina americana per partecipare ad un concorso per giovani scienziati che si tiene il giorno dell'anniversario della caduta di un asteroide proprio nei pressi della cittadina. Ma la notte in cui si festeggia l'anniversario dell'asteroide, arriva un alieno che si prende l'asteroide stesso e se lo porta via. La presenza di un alieno costringe l'esercito americano a mettere l'intera cittadina in quarantena, quindi nessuno va via e nessuno arriva. I nostri protagonisti sono quindi costretti a fare i conti con un inquietante senso di incertezza dovuto alla quarantena, quindi alla costrizione di non potersi muovere, e comunque a dover fare i conti con ormai la verità comprovata che non siamo soli nell'universo. Il film di Anderson è realizzato in un modo pazzesco. Regia, fotografia, scenografia sono fuori di testa. Questo film è stato girato in un deserto, in esterna, con la maggior parte delle scene in luce naturale. Una follia. Mi fa particolarmente ridere pensare a quanto siano stati osannati film come Barbie o Oppenheimer per gli stessi pregi, quando paragonandoli tecnicamente ad Asteroid City, nella mia testa proprio scompaiono via in una nuvola di fumo. Barbie e Oppenheimer, ragionandoci a mente fredda, sono stati veramente l'oppio dei popoli.
due film normali, anzi uno davvero scadente, l'altro bello per carità, ma prigioniero di uno stile che ne ha minato la forza narrativa. Asteroid City negli Stati Uniti è uscito a fine giugno, quindi un mese prima del Barbenheimer, ed è stato letteralmente spazzato via dal Barbenheimer. E l'insuccesso di questo film è assolutamente lo specchio del mondo in cui viviamo oggi. Il grande pubblico, inteso come i grandi numeri, la grande massa, va al cinema a vedere solo quello che il social di turno gli dice di andare a vedere. Sono convinto che gli incassi di Barbie siano così astronomici perché quel film è riuscito a portare al cinema gente che al cinema non ci va mai e che non ci tornerà fino a quando Instagram non gli dirà di tornarci. Anche il mio fruttivendolo ha avuto il suo momento di gloria nel poter dire: Christopher Nolan in Oppenheimer non ha usato la CGI, ha ricostruito un intero villaggio nel deserto del New Mexico. In Asteroid City la cittadina è stata completamente costruita in Spagna, in una zona desertica tra le città di Chinchón e Colmenar de Oreja, e non è stata usata CGI. Anche quell'uccellino che vedete passare ogni tanto è un marionettista con il vestito completamente verde. Perché? Perché è così che lavorano i grandi registi, non ci si deve stupire. Asteroid City è la più alta e pura manifestazione di cinema che vedrete nelle sale quest'anno e probabilmente per altri anni a venire. Il testo e il sottotesto sono messi in scena in un modo talmente perfetto che mi viene la pelle d'oca solo a ripensarci in questo momento. Ci vorrebbe un altro video solo per analizzare la geometrica narratività delle inquadrature di questo film, ma ve ne faccio vedere solo una che le riassume tutte. Nei film i dialoghi tra Augie Steinbeck e Midge Campbell, interpretata da Mercedes Ford, a sua volta interpretata da Scarlett Johansson, adoro questo giochino, non avvengono di persona, ma i due personaggi rimangono ognuno nel loro bungalow, si parlano attraverso la finestra. Queste finestre, il bungalow e il deserto che li circonda diventano una cornice, uno schermo, un'inquadratura nell'inquadratura. Questa geometria da sola ci racconta una storia, la storia di due persone che stanno recitando sia per mestiere, perché sono due attori, sia nella vita, perché la vita è una messa in scena. Ma non esiste una messa in scena perfetta, o meglio, non esiste una messa in scena in cui tutti i personaggi hanno vissuto le stesse esperienze necessarie per interpretare quella messa in scena. Augie Steinbeck, nel bel mezzo di un dialogo, si brucia la mano su una griglia, così, senza motivo apparente. E questa assenza di motivazione diventa il suo tarlo per tutto il film, tanto da farlo uscire dal personaggio e farlo tornare Jones Hall. Letteralmente esce dal film per andare dal regista della pièce teatrale, interpretato da Adrien Brody, per chiedergli perché mi sono bruciato la mano. E il regista, che può essere la metafora di quello che è il destino nelle nostre vite, semplicemente gli risponde perché sì. Bellissima anche la scena in cui Jones Hall, interpretato da Jason Schwartzman, incontra un'attrice senza nome interpretata da Margot Robbie, che però nel film di Anderson interpreta il personaggio della defunta moglie di Augie Steinbeck, che è il personaggio interpretato da Jones Hall. Queste due persone non hanno nessun rapporto tra di loro, non si sono mai visti né nella realtà né nella pièce teatrale, nemmeno nel film. Di Margot Robbie noi vediamo solo una foto. Eppure tra i due c'è un legame di cose non dette, di scene tagliate, di momenti persi che non torneranno più. La finzione ha creato delle emozioni nella realtà. Bellissimo. In molte recensioni ho letto delle critiche soprattutto al finale di questo film. Poco soddisfacente, dicono. Non sono d'accordo perché per me questo film non aveva neanche bisogno di finire. Come un sogno, i sogni non hanno un finale, hanno solo uno svolgimento. Asteroid City per me, per ora, è il film più bello dell'anno. È una visione assolutamente consigliata. Come sempre vi invito a vederlo in lingua originale, anzi direi che in questo caso non c'è altro modo di vedere questo film, perché nei film di Wes Anderson, ma soprattutto in questo film, gli attori fanno un grandissimo lavoro sull'intonazione e sull'interpretazione vocale. Quindi lingua originale, mi raccomando. Come ho già detto, dal punto di vista tecnico e allo stato dell'arte, scenografia e fotografia sono qualcosa di meraviglioso. I movimenti di macchina sono ipnotici, la sceneggiatura è geniale, le musiche di Alexandre Desplat magiche, non ho davvero altro aggettivo per definirle.
Il cast di questo film è impressionante, ma sarebbe inutile elencarvi tutti gli attori che vedrete sullo schermo, perché, come ho detto all'inizio, è tutto finto. Quindi Asteroid City di Wes Anderson lo trovate al cinema, è uscito da pochissimi giorni. In realtà lo trovate anche on demand su qualche sito americano, perché, come ho già detto, il film negli Stati Uniti è uscito a fine giugno, quindi è già vecchio questo film per gli americani. Visione super consigliata, e adesso che birra ci abbiniamo? Beh, ovviamente ci abbiniamo una birra leggermente folle. Nello specifico ci abbiniamo la Room Service, che è una birra nata dalla collaborazione del birrificio Busa dei Briganti, per cui lavoro, e il birrificio Edit di Torino. Che stile è la Room Service? La Room Service è uno stile inventato, cioè è una Sacher Porter, ovvero una porter, quindi una birra scura di bassa gradazione alcolica, a cui sono stati aggiunti gli ingredienti della Sacher, quindi l'albicocca, il cacao e il lattosio. Quando abbiamo dovuto pensare all'etichetta, abbiamo immaginato appunto un servizio in camera di una fetta di Sacher, perché la Sacher storicamente è nato in un albergo di Vienna, e quindi abbiamo voluto omaggiare la nascita di questa torta pensando ad un servizio in camera di un grande albergo. E ricordo che quando mi interfacciai con il grafico gli dissi: cerchiamo una texture per l'albergo pensando al Grand Budapest Hotel di Wes Anderson. Quindi questa birra è già nella sua genesi, almeno visiva, collegata a questo regista. Questa birra è ovviamente un gioco ed è bellissimo giocare con la birra. Ovviamente è commercialmente molto difficile da vendere, un po' come questo film, un po' come quando prima ho parlato di Barbie ed Oppenheimer. È molto più facile vendervi Barbie ed Oppenheimer, perché sono mondi riconoscibili, sono mondi che possiamo guardare con i nostri occhi, interpretare con i nostri occhi e dire sì, ok, l'ho capito e posso fare parte di questo grande pubblico che ha condiviso questa grande esperienza. Asteroid City, ma anche questa birra, non fanno questo effetto. Anzi, possono fare esattamente l'effetto contrario. Possono stupire sia in positivo che in negativo, ma sicuramente lasciano un segno, perché secondo me chi fa arte o chi cerca di creare prodotti unici come noi birrifici artigianali deve cercare in qualche modo di suscitare nello spettatore o nel bevitore un'emozione assolutamente unica. Il bicchiere risulta una birra scura, esattamente come una normalissima porter, con una bella schiuma compatta. Al naso sentiamo fortissime le note di albicocca, che già all'esame olfattivo la rendono comunque una birra unica del suo genere, e adesso ce l'andiamo ad assaggiare. Morbida, dolce, stupefacente. Se la trovate ancora in giro, perché questa è stata una chicca prodotta in pochi pezzi, vi consiglio assolutamente di assaggiarla. Quindi Asteroid City di Wes Anderson, film consigliatissimo, abbinato alla Room Service di Busa dei Briganti e Edit, una Sacher Porter, uno stile che ci siamo letteralmente inventato. E dalla versione di Barley è tutto. Buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima.